Gloria a Dio. Vogliamo salutarvi nella pace del Signore e anche darvi una buona serata a quanti amici siete presenti in questa occasione, dove insieme siamo per iniziare la nostra riunione evangelica, per presentarvi la soluzione che è Cristo Gesù a quanti problemi possono affliggere le anime, i cuori, le famiglie. Insomma, noi abbiamo da proporvi un qualcosa di meraviglioso. Amen. Siamo certi che questa sera colui che è l'Eterno, colui che è il Signore, colui a cui noi abbiamo affidato la nostra vita e questa riunione, egli stesso interverrà con la sua grazia, la sua misericordia, toccando i cuori di quanti lo stanno cercando. Voglio quindi dare un saluto ai nostri amici della zona qui di Piazza Nazionale e vi voglio chiedere gentilmente di donarci un po' del vostro tempo. Tempo prezioso certamente, ma questo tempo che avete a disposizione fatene profitto per ascoltare il messaggio della parola del Signore. Siamo qui riuniti, ripeto, per proclamare l'Evangelo di Cristo Gesù il Signore. Siamo un gruppo di due comunità di fede pentecostale, una chiesa è a Napoli via Fracarava, un'altra chiesa, un'altra comunità è a Gianturco via Vesuvio. Siamo uniti insieme questa sera per dare una buona testimonianza della nostra fede in Cristo Gesù e per porvi in maniera reale, potente, vivente il messaggio dell'Evangelo. Amen. Quindi vogliamo iniziare la nostra riunione. Vorrei invitarvi ad alzarvi in piedi gentilmente. Quanti siete seduti, alziamoci in piedi. È nostra abitudine chiedere a Dio l'intervento suo sulla nostra vita, su ogni riunione che noi facciamo alla sua lode, alla sua gloria. Padre nostro celeste, ti ringraziamo, ti benediciamo, come ci doni la gioia, l'opportunità in questa sera di poter predicare la tua parola, di poter presentare ai nostri amici qui, o Signore, radunati il messaggio dell'Evangelo, il messaggio che dà pace, che dà speranza, che dà certezza per il presente e per l'eternità. Quindi ti preghiamo di intervenire con la tua grazia in mezzo a noi in quest'ora, mentre veniamo a te iniziando questo servizio nel nome di Cristo Gesù, colui che è il benedetto in eterno. Amen, amen. Accomodatevi pure. Ora vogliamo ascoltare il coro evangelistico della comunità di Napoli Gianturco che ci canterà alcuni inni alla lode del Signore. Vogliamo avere un cuore aperto, una mente libera. Amen. Lo so che facendo un culto all'aperto c'è molta distrazione, ma credo che sia importante poter avere un pensiero stasera rivolto a quanto ascolteremo insieme, amen, che ci viene certamente da Dio. I giovani canteranno qualche canto. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, c'è luce intorno al Re, la voce sua si udrà. Il male tremerà, Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio, e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Principio e fine sei, Padre, Figlio e Spirito,
sovrana Trinità, il leone e l'agnel, il leone.
altro c'è, perdonandomi. Buonasera, pace a tutti. Siamo grati stasera in un modo particolare al Signore perché ci ha concesso questo meraviglioso tempo per poter essere in mezzo a voi. Siamo grati perché è sempre un privilegio poter raccontare ciò che il Signore fa nella nostra vita. Noi stasera non vi vogliamo presentare una religione, non vi vogliamo presentare degli uomini, ma vi vogliamo presentare Gesù. Ma soprattutto vi vogliamo dire che Gesù è vivente. Questa è la realtà che stasera vogliamo con tutto il nostro cuore dirvi, che quel Gesù che un giorno il Padre ha dato per ciascuno di noi a morire sulla croce, egli stesso lo ha risuscitato ed è vivente. E stasera è in mezzo a noi. E se per un attimo non con i nostri occhi, non con le nostre mani, ma con il nostro cuore, riusciamo veramente a credere che egli è in mezzo a noi, allora lo sentiremo vivo in ciascuno di noi. Cosa può fare Gesù per noi? Egli può darci quella pace, quella vita, quella gioia che tante volte possiamo cercare o pensiamo di poter trovare nel mondo che ci circonda, ma che solo uno può dare. Ed è bello il verso che è scritto qui alla mia destra: Gesù, la via, la verità e la vita. E noi stasera vogliamo potervi testimoniare di questo, di un Gesù vivente. E vorrei invitare proprio Anna a venire avanti per poter raccontare la sua testimonianza. Pace a tutti e buonasera a chi è qui per le prime volte. Io non so perché il Signore ha voluto che io stasera testimoniassi, ma so sicuramente che c'è qualcuno che ha bisogno, che Gesù entra nella sua vita. Voglio ringraziare il mio Signore questa sera per quello che ha fatto nella mia vita. Lo voglio ringraziare perché mi ha salvato, mi ha dato una nuova vita. Lo ringrazio perché con Lui posso affrontare ogni cosa. Come ha detto il fratello, io mi chiamo Anna, ora ho 51 anni, quasi, e all'età di 39 anni il Signore ha chiamato a sé mio marito. Con un brutto male. Nella mia casa è successo una tempesta terribile perché sono rimasta con tre ragazzi, l'ultimo che aveva 6 anni. Ma vi posso dire che il Signore è stato sempre con me, non mi ha mai abbandonato, mai. Anche nelle tempeste è più terribile perché non è facile andare avanti con tre ragazzi. È una casa da portare avanti, ma vi posso dire che il Signore è stato sempre con me. In questi anni che sono passati, sono 11, io vi posso dire che ogni cosa che ho chiesto a Dio, Lui me l'ha data. Io ho accettato il Signore nella mia, diciamo, giovinezza, che avevo 22 anni. Ma il Signore si è usato sempre di mio marito. E lui è, scusate l'emozione, abbiamo conosciuto insieme il Signore, lui mi ha parlato del Signore, io non volevo ascoltarlo, dicevo se fino ad ora non abbiamo fatto il divorzio lo facciamo ora, perché proprio questo non lo posso accettare. Ma invece poi il Signore si è rivelato alla mia vita, è entrato nel mio cuore con una potenza. E io sono rimasta nella fede e lui si è allontanato. Però sapete, nella fede bisogna camminare in due, è più forte, l'uno sostiene l'altro. Mentre invece lui mi ha trascinato fuori e sono ritornata al mondo. E mi sono allontanata. Sono passati 15 anni da allontanarmi dal Signore e in
questi 15 anni vi posso dire che io sono stata lontano dal Signore, ma il Signore è mai lontano da me, tutto quello che è successo in questi 15 anni. Poi nel momento che, diciamo, stavamo bene, mio marito lavorava, era arrivato un altro figlio nella mia famiglia, grazie andavamo avanti, ma purtroppo è arrivata questa tempesta. Un semplice neo. E 9 mesi di combattimento. E poi il Signore ha chiamato a sé mio marito, ma prima di chiamarlo a sé l'ha salvato. E questa è una certezza che ho nel cuore, che lui è con il Signore. E a me mi ha salvata, mi ha dato il suo Santo Spirito, mi ha donato il Consolatore, perché ogni cosa che succede, noi affidiamo ogni cosa nelle mani del Signore e il Signore ci dà forza di andare avanti. In questi 11 anni, come vi dicevo, le tempeste non sono mancate, anzi, sono state anche molto toste, diciamo così. E vi posso dire che il Signore è stato sempre con me. Anche con i figli che si stanno facendo grandi, il primo che ha 30 anni, un altro 27, e non è facile. Ma il Signore è rimasto sempre in quella barca, vicino a me, e ha calmato ogni tempesta. Anche in qualche anno che sono stata senza lavoro, il Signore non mi ha fatto mai mancare niente. Sembra facile, forse qualcuno che non ha la pace, non ha il Signore, dire vabbè è facile, no, è proprio il Signore che ha provveduto ad ogni cosa. Quando non avevo che pagare la casa, il pigione, non avevo niente, il Signore apriva una porta, non è che scendevano i soldi dal così, mi apriva una strada, andavo a lavorare e il Signore ha provveduto anche questo. Mi dà la forza ogni giorno, mi dà la forza ogni giorno di lavorare, mi dà la forza ogni giorno di portare i miei figli avanti, grazie a Dio hanno lavoro, grazie a Dio sono bravi ragazzi, non sono convertiti ancora, ma io so che il Signore l'opera sua la porterà avanti e possiamo dire un giorno che io e la casa mia serviamo il Signore. Questa è la mia gioia, servire il Signore. Questa è la mia vita, servire il Signore. Io ho dato la mia vita al Signore, sono sicura che il Signore farà cose grandi. C'è un verso che io dico sempre: ogni cosa coopera al bene per quelli che amano e temono il Signore. Come dicevo prima, io non so perché il Signore ha voluto che io stasera testimoniassi. Sicuramente c'è qualcuno che forse sta passando la mia stessa tempesta, forse ha qualcosa che dovrà attraversare, ma ti posso dire, dai la tua vita nelle mani del Signore, metti la tua vita ai piedi della croce, ogni tuo peso, ogni tuo bisogno davanti a Dio ed Egli pagherà ogni tuo bisogno. Il Signore sia lodato. Dicevamo Gesù è vivente, ma dalle parole che abbiamo ascoltato possiamo dire che è anche un Gesù vicino a noi. Noi stasera vi vogliamo dire che c'è un Gesù che è proprio accanto alla vostra vita. Non importa la situazione, la difficoltà che state attraversando, Egli è pronto a intervenire in ciascuno di voi. Alle mie spalle abbiamo un coro di giovani. È proprio in questa fascia d'età che tante volte ci si sente soli nella propria casa, con i propri genitori, con i propri problemi, le difficoltà, le decisioni difficili da prendere. Non c'è soluzione migliore di quella di aprire il cuore al Signore. Stasera questi giovani canteranno 4 cantici intervallati dal messaggio della parola di Dio. Vogliamo dirvi solo: aprite il vostro cuore, perché siamo sicuri che il Signore può fare cose meravigliose per ciascuno di voi.
Thank you.
Amen, il Signore sia lodato. Ringrazio il Signore per come mi dà l'opportunità di stare qui stasera in mezzo a voi. Lo ringrazio in maniera particolare per come mi dà l'opportunità di far parte di questo gruppo di giovani. Siamo dei semplici giovani che lodiamo e serviamo il Signore con tutto il nostro cuore. Se dovessi raccontare la mia testimonianza sarebbe un po' lunga, nonostante la mia giovane età. Però posso dire che il Signore è stato con me in ogni tempo, nelle grandi e nelle piccole difficoltà, nei momenti difficili e nei momenti gioiosi. Parto dalla cosa più grande che il Signore ha fatto per me e dal grande miracolo che Egli ha fatto, donandomi la vita. Il Signore mi ha guardato fin dal grembo materno. Se non fosse stato per Lui, io stasera qui non ci sarei. Ha compiuto un miracolo nella mia famiglia ed è grazie a Lui che io sono qui. Quindi invito a chi è qui per le prime volte a credere in Dio e ad avere fede come un granello di senape, perché il Signore è il Dio dei miracoli, è il Dio dell'impossibile, e quello che ha fatto per me lo può fare anche per te che sei qui per la prima volta. Dio ti benedica. Quante domande dentro di me, cercavo risposte senza un perché, della tua compassione dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo il mio Dio dov'è. Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto collabora al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. Sentivo mancare le forze in me, con l'anima mia gridavo a te ed il tuo intervento imploravo io. Restavo in silenzio davanti a te e la tua risposta aspettavo in me. Che bello sentire la tua voce qui. Yeah.
Gloria a Dio. Abbiamo gioito insieme per questi canti che hanno rallegrato i nostri cuori e ci hanno ricordato che Dio ha un piano per ognuno di noi. Ci crediamo ancora a questo? Ok. Allora, se Dio ha un piano per noi, Egli ce lo vuole rivelare il piano e ce lo rivela mediante la sua parola. Quindi facciamo attenzione alla parola di Dio, perché Dio, mediante la sua parola che verrà predicata, ci indirizzerà il suo consiglio e ciò che Egli desidera per la nostra vita. Se facciamo attenzione, accettiamo la parola di Dio, avremo un piano meraviglioso di Dio per ognuno di noi. Non mi importa l'età che c'hai, quello che è importante è che Dio ha un piano per te. Abbiamo la gioia di avere con noi questa sera il pastore Davide Diorio, pastore della comunità di Napoli, via Fra Carafa, sarà lo strumento nelle mani del Signore per porgerci il suo divino messaggio. Facciamo attenzione alla parola di Dio, apriamo i nostri cuori, in modo particolare la fratellanza, preghiamo che Dio benedica il suo servo. Fratello Davide, Dio ti benedica. Buonasera, pace a tutti, una gioia ritrovarci insieme, farlo in questa piazza dove altre volte abbiamo rivolto la nostra attenzione al Signore. Si fanno tante cose in questo luogo, ma non frequentemente predicare la parola di Dio. E quindi siamo molto felici di poterlo fare, sappiamo per certo che Dio ha cura di noi e che Egli vuole benedire tutte le persone che sono qui e che ci stanno ascoltando anche dalla postazione delle loro case, dei negozi, dei posti dove siete fermi. Vi diamo il benvenuto nel nome del Signore. La nostra preghiera è che Dio vi possa donare ogni bisogno, ogni necessità del vostro cuore. Leggo nella parola di Dio, nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 8, dal verso 1 in poi. Quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì, ed ecco un lebbroso avvicinatosi gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, tesa la mano, lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lebbra. Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Quando leggiamo un testo come questo, potremmo avere qualche difficoltà nel comprenderlo. Non ci sono più in giro per le strade delle nostre città d'Italia dei lebbrosi, ne potreste trovare ancora in India, dove lì e in Africa purtroppo esistono ancora. Desidero però dirvi che questo male così terribile, imperdonabile, oggi ha dei vaccini che possono evitarlo. Non sempre delle nazioni hanno la possibilità di praticare tale vaccino e quindi purtroppo la lebbra continua a mietere il proprio terribile raccolto. Quando la lebbra convince un uomo riuscendo a penetrare in lui, si fa per dire, convince, accadono delle cose brutte, intere membra del corpo vanno via e purtroppo potrà accadere che le persone restino così mutilate da impressionare e da ricordare che una donna che ha dato il proprio cammino nel mondo, la propria esistenza al servizio degli altri, un giorno puliva le ferite nel naso che non esisteva più di un uomo che era un lebbroso. E questa donna, che poi fu fatta premio Nobel, si sentì dire da un uomo agiato che era in visita turistica lì in India: non farei quello che stai facendo neanche per 10 milioni di dollari. E quella donna rispose: neanche io. Lo faccio solo
per amore del Signore. Desidero dirvi perciò che Gesù ha così meravigliosamente fatto la sua azione dentro quest'uomo, guarendo il suo corpo mutilato. La Bibbia non lo dice, quindi noi non amiamo nulla togliere, nulla aggiungere al suo contenuto. Ma potete stare tranquilli che quando Gesù l'ha guarito, tutte le parti mutilate sono state da Dio ricostruite e quell'uomo ha potuto riottenere una normale esistenza. Abbiamo letto: lo voglio, sii purificato. E lo voglio ci parla della volontà di Dio per la nostra salute e il nostro benessere. Forse è il caso di ricordarlo che molti sono convinti che Dio ci voglia disastrati, malati, pieni di problemi e di difficoltà, ma non è vero. Dio non ha stabilito che noi dovessimo stare male. Dio ci aveva posto in un posto meraviglioso chiamato il Giardino dell'Eden e lì noi avremmo avuto momenti di gioia e di felicità, alla fine dei quali poi saremmo passati da questa vita a un'altra vita. Forse è per questo che un uomo sconosciuto, che in fin dei conti non ha mai fatto un miracolo, che in fin dei conti non è stato mai un punto di riferimento per milioni di persone, mai un capo carismatico, mai un uomo speciale, sia stato scelto da Dio all'inizio del mondo, si chiamava Enoch, per farci vedere a noi come sarebbe andata se non avesse peccato Adamo ed Eva. Dice di Enoch la Bibbia: Enoch camminò con Dio 300 anni, poi disparve, perché Dio lo prese. Insieme ad Elia, Enoch non conobbe la morte, ma passò da questa vita alla vita del cielo. Questo era il piano di Dio per noi: un tempo sulla terra e poi dritti nel cieli dei cieli per vivere con Lui per l'eternità. Lo voglio, sii purificato. La volontà di Dio per il nostro benessere e la nostra salute. Ovvio che esiste una condizione e questa condizione è necessaria: andare a Gesù come peccatori. Vorrei ricordare che il mondo giudeo del tempo di Gesù, il mondo ebreo di Israele, considerava ogni lebbroso un uomo peccatore. L'idea era: se è diventato lebbroso è perché è un peccatore, è una peccatrice. E di conseguenza, ecco perché gli è accaduto. Così quelle persone erano due volte ferite. Erano ferite dalla loro malattia, erano ferite dal giudizio, anzi dal pregiudizio religioso di quella gente. Non c'è niente di più brutto nel mondo che essere due volte feriti così. E ci sono ovviamente dei motivi per cui quel mondo giudeo del tempo di Gesù credeva che un lebbroso fosse colpito perché peccatore in modo speciale. La lebbra emarginava, infatti ogni lebbroso doveva stare lontano dagli altri e se qualcuno gli si avvicinava gridare impuro, impuro, e le persone stavano a debita distanza. Non solo, ma aggiungerei che la lebbra era figura del peccato per gli effetti devastanti che produceva: la mutilazione, la perdita di intere membra, il labbro, il naso, le dita delle mani e altre parti e così via. E il peccato fa esattamente così: quando arriva ci fa male, ci priva della nostra pienezza, funzionalità. Dio ci aveva fatti in modo da stare felici sulla terra, ma il diavolo è venuto facendo peccare Adamo ed Eva e questo ha prodotto ferite terribili nella nostra vita, nella vita dell'umanità. La condizione per ottenere il lo voglio, sii purificato di Gesù, è andare come quest'uomo a confessare, riconoscere, ammettere
perché noi siamo peccatori. Vi potrà sembrare strano, ma è così. In Israele chi aveva un principio di lebbra non doveva assolutamente avere a che fare con nessuno. Ma vi siete mai chiesti com'è che questo lebbroso e altri hanno la possibilità di andare a Gesù senza un fuggi-fuggi generale? È probabile che, sapendo che è contagiosa, molti qui dietro a me, questo bel gruppo di giovani, se vedessero avvicinarsi un lebbroso, il pastore resterebbe, perché lui è pastore, deve avere fede, ma loro se la squaglierebbero. Sono sicuro che andrebbe così. Beh, come mai al tempo di Gesù non se ne sono fuggiti? Ve lo siete domandati? Perché un uomo colpito di lebbra nel suo principio era ritenuto da evitare per la contaminazione spirituale e per quella fisica della malattia, della patologia. Ma un uomo ricoperto completamente di lebbra veniva accettato. Ed eccovi spiegato perché Naaman Siro, il comandante dell'esercito siriano, era il comandante, il re si appoggiava sul suo braccio per entrare nel tempio e nessuno eccepiva, nessuno rifiutava la presenza di quell'uomo tutto quanto lebbroso. E questo qui è esattamente così. Il passo parallelo di Luca dice: un uomo pieno di lebbra. Come vedete, era un lebbroso totale, il quale, visto Gesù, si gettò con la faccia a terra e lo pregò dicendo: Signore, se tu vuoi, tu puoi mondarmi. Abbiamo detto: lo voglio, sii purificato, ci parla della volontà di benedizione, di benessere di Dio per noi. Ma il problema non sta dalla parte di Dio se vuole farlo. Il problema è se noi ci convinciamo che lui lo vuole fare. È probabile che qui ci siano delle amiche e degli amici che dicono, sono troppo peccatore, troppo peccatrice, Dio non può perdonare i miei peccati. Qualsiasi siano i nostri errori e qualsiasi cosa abbiamo fatto nella vita, il sangue di Gesù Cristo ci può purificare da ogni peccato. Non importa quanta immoralità, non importa quanta depravazione, non importa che cosa di concreto abbiamo fatto di male, c'è perdono alla croce per noi, Gesù lo vuole. La sua volontà è di benessere e di prosperità per ciascuno di noi e lui dice: lo voglio, sii purificato. Se ottemperiamo, adempiamo la condizione di andare a lui come peccatori e quest'uomo andò a Gesù in questa situazione perché era ritenuto un peccatore, allora il Signore ci perdonerà. Ma questa condizione di andarci non solo come peccatori, ma umilmente, non funziona col Signore il giochino spiritista: se ci sei, batti un colpo. Dio c'è, non lo possiamo sfidare, è vero o no? Siamo d'accordo. È importante anche ricordarlo, e ricordarlo appieno, che se andiamo da Dio ci dobbiamo andare umilmente, perché lui dice: non caccerò fuori colui che viene a me. Notiamo insieme che cosa accadde, come è successo. Dice qui il verso 2: accostatosi, gli si prostrò dinanzi, gli si prostrò, e adorazione. Indica i vari atti di omaggio che un uomo faceva ad altri. È inutile ricordarvi che ancora adesso esistono situazioni in cui gli uomini si prostrano, e non solo davanti a Dio, si prostrano davanti alle autorità, si prostrano davanti a persone importantissime. E io desidero dirvi che io e voi ci dobbiamo prostrare davanti al Signore. Gli si prostrò davanti. L'evangelista Marco ci dice qualcosa in più: venne da lui e, buttandosi in ginocchio. A me piace molto pregare all'impiedi. Se preghi a lungo, a un certo momento senti bisogno di stare in piedi.
E mi piace tanto da che Dio cambiò la mia vita, alzare le mie mani al cielo e lodare il Signore. L'ho fatto dal 1970, spontaneamente, senza che nessuno me lo insegnasse. Ho scoperto dopo che non facevo niente di nuovo e che ci sono milioni di persone nel mondo che lodano Dio così, alzando le mani al cielo, mentre adorano, lodano, benedicono il nome del Signore. Ma ci sono dei momenti in cui io e voi sentiamo il bisogno quasi fisico di umiliarci. E allora la prima cosa che ci verrà da fare è inginocchiarci, proprio come questo lebbroso. Si inginocchiò dinanzi al Signore Gesù e gli disse: Signore, se tu vuoi, tu puoi purificarmi. Ecco, il suo problema è che era umile, ma non era convinto che il Signore lo volesse fare. Se vuoi che il Signore guarisca le tue malattie, perdoni i tuoi peccati, ti liberi dai tuoi vizi, ti allontani dalla depravazione, metta pace nella tua famiglia disunita, faccia smettere le ferite del tuo matrimonio, ti dia quel senso di benessere, quel senso di sanità e di guarigione, tu devi credere che Lui lo vuole fare. Quando qualcuno ha detto a Gesù: Signore, se ci puoi qualcosa, intervieni, Gesù ha risposto: se posso, ogni cosa è possibile a chi crede. E noi oggi ci vogliamo credere. Notiamo insieme questa condizione di andare a Gesù come peccatori, ma anche in umiltà, va accompagnata da quella della convinzione e sottomissione. E mi piace vedere che dice: se vuoi, tu puoi. È importante questa condizione di credere che il Signore può farlo. È probabile che anche noi, insieme a quest'uomo, abbiamo una mezza convinzione. Magari non siamo convinti del tutto, magari per mancanza di conoscenza, magari perché ci hanno detto che ti devi tenere tutti i guai, che devi essere sempre malato, che Dio non è vero che ti può aiutare, che non è vero che ti può dare gioia, che la vita è così, è triste e bisogna accettarla come è. Ma se tu ti convinci che Dio è l'Iddio dell'impossibile, tu andrai a Dio con questo motto, con questa convinzione, e Dio opererà. E il motto, la convinzione del nostro cuore deve essere: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Ripetiamo insieme questo testo della Bibbia: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Gloria al Signore. È una condizione necessaria per andare al Signore. Ma c'è una seconda cosa che vogliamo vedere qua. Se, Signore, tu mi puoi aiutare, io lo voglio, sii purificato. Lo voglio ci indica la descrizione della guarigione, sii purificato. Notate la conoscenza di Gesù. Notate come lui va nel profondo della patologia e la descrive nella sua soluzione, ma anche nella sua difficoltà. Gesù sa che un uomo con la lebbra va purificato. Precedenti versioni rendevano va nettato. Ma ambedue le espressioni, nettare, purificare, danno l'idea di un corpo contaminato dalla malattia, dalla sofferenza, dal male. Guardiamo come andò. Prima di tutto, dice la Bibbia, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò, mosso a pietà. Il testo originale, che per il Nuovo Testamento è in greco, indica una crescente emozione dell'intero essere. Mosso a pietà, una crescente emozione dell'intero essere. Insomma, vuol dire che lui, mentre parlava e vedeva quella terribile sofferenza, ebbe dentro di sé un crescendo di pietà, di compassione, che lo portò a considerare il male di quell'uomo come se fosse il proprio. E andò proprio così,
perché è scritto nel profeta Isaia che egli ha portato le nostre malattie e per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Dio è buono e ha cura di noi, Lui lo vuole e questo indica la sua volontà di benedizione. Lui vuole aiutarci, vuole intervenire nella nostra vita e stese la mano, lo toccò. Contravvenne al rituale religioso che diceva che il lebbroso era figura del peccato e quindi era un peccatore. Ma Gesù è venuto proprio per i peccatori. Gesù non è venuto per le persone sane, ma per gli ammalati. E così se tu ti stai sentendo a disagio con queste parole, non devi assolutamente pensare non fa per me. Ho conosciuto una splendida e bella ragazza quando ero un giovane pastore che venne in chiesa e aveva un principio di relazione amorosa con un giovane della comunità. Lui gli disse chi era e lei sorprendentemente gli rispose: beh, voglio venirci. Quando venne, parole sue, disse uscendo all'aspirante fidanzato: c'è un abisso fra voi e me. Ma tornò una seconda volta e mi fu detto di questa sua convinzione. Gli spiegai: l'abisso che tu vedi è il peccato. Il peccato è una barriera fra noi e Dio. Ma se tu confessi i tuoi peccati e li lasci, otterrai misericordia. E ogni tuo peccato sarà perdonato e questo abisso tra te e noi non ci sarà più e neanche tra te e Dio. Così se in questo momento il nemico ti sta facendo sentire sei troppo peccatrice, non gli dare retta. Il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Tra qualche istante pregheremo che il Signore possa perdonare i peccati, guarire le malattie e vedrai quanto bene il Signore ti vuole fare. La descrizione della guarigione come un atto di compassione mosso a pietà, come un tocco divino, stesa la mano, lo toccò. Egli si comporta così come quel buon samaritano escluso dalla comunione con gli altri ebrei, che al contrario del sacerdote e del levita, un religioso di quel tempo, passando vide un uomo gravemente ferito e tirò dritto, anche lui per un timore culturale religioso. Se tu eri un sacerdote non potevi toccare un cadavere, fosse anche quello di tuo padre. E lui pensò, e anche il levita, quell'altro religioso dopo lui: se ora io mi accosto per aiutare quell'uomo ferito e muore, io poi dovrò decontaminarmi, avere almeno un giorno di purificazione. E tirò dritto. Un uomo che tira dritto davanti a una persona che sta morendo è una persona da stigmatizzare. Non è una persona da imitare, è una persona che deve imparare che è più felice cosa il dare che il ricevere. E invece sentite cosa fece quel buon samaritano, figura di Gesù, nella parabola che raccontò. Accostatosi, lo prese, lo aiutò, si prese cura di lui, intervenne nelle prime ferite, lo portò in un albergo e lo affidò all'oste e disse: se spenderai qualcosa, quando io ritornerò, io ti renderò quel che ti devo. È inutile dirvi che quel buon samaritano è figura di Gesù, che oggi è qui in mezzo a noi. Non tira dritto, si sta accostando a me e a te, vuole intervenire ed aiutarci e dice: io lo voglio, sii purificato della tua infermità. Ma tutto questo è un atto sovrano di Dio, io lo voglio. Notiamo, non dipende dalle nostre opere meritorie. Puoi fare tutte le opere di volontariato che ti pare, ed è una cosa buona, ma non per questo andrai in cielo. Ci sono tanti bravi volontari atei che non credono in Dio, bravissime persone, ma non credono nel Signore. Non dipende neanche dalla chiesa che stai frequentando. Non è il nome della nostra chiesa che porta in cielo o quella di un altro. Per riuscirci, perché questo accada,
Noi abbiamo bisogno di un atto sovrano di Dio che dica, a prescindere da chi siamo e come siamo, io lo voglio. Il Signore lo vuole. Lui ci vuole guarire, liberare, aiutare. E tutto questo fu istantaneo. Verso 3, in quell'istante gli fu mondato dalla sua lebbra. In quell'istante. Qualche volta il Signore Gesù ha operato diversamente, lo ha fatto progressivamente, in più di un momento, ma sempre Dio opera affinché la gloria vada al suo nome. E c'è una terza ed ultima cosa qui, lo voglio, sii purificato, ci parla della volontà di salute e benessere di Dio per noi, e questo produce una testimonianza efficace. In altri termini, chi è mandato da Dio produce sempre un risultato positivo. Guardate quello che Gesù ha fatto, dice il verso 4, guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto. Come mai quel Gesù che dice altrove, va e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te, a questo gli dice di non dirlo? È il principio del suo ministero. Ancora non si è reso pubblico e manifestato a tutti. La gente che lo conosce preme per avere solo guarigioni, ma Gesù voleva e doveva, nei 3 anni e passa di ministero in terra, predicare il regno di Dio a tutte le pecore smarrite che c'erano attorno a lui. Notiamo insieme come il suo stile non fu spettacolare. Non dirlo a nessuno, oggi avrebbero chiamato la TV, avrebbero detto alle telecamere puntate su di me, ascoltate quel che voglio dirvi, sapete che cosa ho fatto? Ho pregato nel nome di Gesù, questo lebbroso è stato guarito, purificato, adesso trasmettete questa notizia su tutti i canali del mondo. Qualcuno dirà, per la mentalità che oggi abbiamo, beh, che male c'è? Non c'è niente di male a divulgare la notizia del regno di Dio, la predicazione dell'Evangelo, ma Gesù non voleva spettacolarizzare la fede, tant'è che del suo ministero era stato detto al profeta Isaia, capitolo 42, egli non griderà, non alzerà la voce, non la farà udire per le strade. C'è stata negli anni qualche comprensione sbagliata del volume della voce, e così in alcuni ambienti, se avevi un vocione grosso grosso, tu eri un uomo potente. Se ce l'avevi basso basso, un po' di meno. Gesù non ha mai gridato, non aveva bisogno di gridare. Quando lui cominciava a parlare, la Bibbia dice che la gente diceva, nessuno mai parlò come costui. Non è il volume della voce, è il volume della fede che interviene e aiuta le persone che si trovano in difficoltà. Vai dal sacerdote. Che c'entrava il sacerdote? Il sacerdote, nel caso della lebbra, era il medico che doveva rilasciare il certificato di avvenuta guarigione. Andava così a quel tempo. Perché ci doveva andare lui e non un altro? Perché non un familiare? Semplicemente per un motivo. Perché anche il sacerdote doveva sapere che una luce era sorta nelle tenebre. Gesù, il figlio di Dio, venuto in terra. Anche i sacerdoti dovevano saperlo, e ho concluso, che c'è un Dio potente e vero. È un caso? Non credo. È scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, il libro storico della Chiesa, una grande quantità di sacerdoti venne al Signore. Perché quando tu vedi ciò che Dio può e vuole fare, non puoi rifiutarti di accettare la realtà. E la realtà è che noi stiamo parlando di un Dio che ha una volontà di benedizione e di benessere, il quale dice e continua a ripetere adesso, lo voglio, sii purificato. Ci alziamo all'impiedi quelli che siete seduti? Ci rivolgiamo a Dio in questo momento, mentre lo Spirito del Signore si muove in mezzo a noi, ogni capo è chinato, ogni occhio è chiuso,
Anche le amiche e gli amici che siete per le prime volte con noi, provateci, non è un rito magico, serve solo a non distrarci con quello che ci circonda. Vorrei chiedervi di unirvi a me nella preghiera, di fare passi di fede verso il Signore e Dio opererà sicuramente nella vostra vita. Padre, ti ringraziamo per Gesù, preghiamo che tu benedici le amiche e gli amici che hanno ascoltato e ricevono questa parola. Vuoi perdonare ogni peccato, lavare, purificare nel sangue dell'agnello ogni cuore, vuoi guarire le infermità, le malattie, e noi ti lodiamo e ti ringraziamo per tutto quello che stai facendo. Vogliamo domandarti, fa dei miracoli in quest'ora e facci vedere la tua gloria che si manifesta. Ci accostiamo con piena fede a te, credendo che lo vuoi fare, perché tu hai già detto in quell'occasione che guaristi il lebbroso, lo voglio, sii purificato. Grazie per la tua volontà di benedizione, di prosperità, di benessere per ciascuno di noi. Accoglici adesso nel nome di Gesù Cristo, tuo figlio, il benedetto in eterno. Ci sono sicuramente qui delle persone che vorrebbero essere aiutate personalmente, che vogliono che preghiamo per loro. Io, prima di chiedere a tutti di sedervi di nuovo chinando il capo, vorrei chiedere a chi vuole una preghiera personale, venite qua davanti, vengo giù e prego per ognuno di voi insieme al pastore Basile. Potete sedervi, quelli che non volete venire avanti, quelli che volete che preghiamo per la vostra malattia, per la vostra infermità, per la vostra sofferenza, per il vostro dolore, venite qua davanti, scendiamo giù col pastore, preghiamo per voi, stanno arrivando. Magari il coro può intonare qualche inno mentre scendo giù e preghiamo il Signore, adoriamo insieme il Signore, cantate qualche inno mentre lodiamo il Signore. Venite pure a Gesù, Gesù è un grande perdonatore, è scritto che Egli perdona tutti i nostri peccati, che guarisce tutte le nostre infermità. Non c'è niente di impossibile per Dio, ogni cosa è possibile a chi crede. C'è qualcun altro che vuole che veniamo a pregare con lui, con lei? Vieni pure avanti, Gesù ti sta aspettando, senza vergogna, senza problemi. Preghiamo con ognuno di voi, non devi dirci il tuo problema, quello lo dirai a Dio, ma ti aiuteremo a pregare e chiederemo al Signore di fare un miracolo nella tua vita, per te, per la tua esistenza. Tutti insieme, quelli che siamo nei posti, preghiamo, intercediamo. Gli occhi chiusi, capo chinato, adoriamo.
Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Il Signore è ancora qui in mezzo a noi. Egli non è andato via, vuole continuare a rispondere alle nostre preghiere. Egli ancora ha un buon desiderio. Sapete qual è il desiderio di Cristo stasera? Dire: io lo voglio. Io lo voglio. Ed allora continua a invocare il Signore. Continua a dire: Signore, toccami. Signore, risolvi il mio problema. Vai davanti a Lui, hai ascoltato la sua parola, abbiamo ascoltato il buon consiglio del Signore e vogliamo dire: Signore, questa sera Tu ascolti la mia preghiera e so per certo che Tu stai dicendo: io lo voglio, sii guarito, sii benedetto, sii consolato. Amen. Cosa vuoi che Egli faccia per te stasera? Dillo al Signore ed Egli lo farà certamente. Alleluia. Siamo stati bene questa sera? Alleluia. Ora vogliamo ascoltare ancora un altro buon cantico che questi giovani ci faranno. La nostra riunione non è terminata, ancora c'è una opportunità di poter ascoltare un buon canto, la benedizione di Dio che scenderà ancora sulla nostra vita. E sappiamo per certo che questo Cristo che è stato qui con noi, ci ha benedetto, ha parlato ai nostri cuori, Egli si accompagna alla nostra vita. Egli non resta qui, ma se tu dici: Signore, vieni con me, Egli verrà con te nella tua casa, sul tuo posto di lavoro, nelle tue difficoltà, e potrà sempre sentire quella meravigliosa parola: io lo voglio, io lo voglio. Che Dio ci benedica. Ascoltiamo un altro buon cantico. Gracias.
Alleluia. Non ci stancheremo mai di dare lode e gloria al Signore. Amen. Alleluia. È bello lodare Dio. È bello poter proclamare il suo nome tra le genti. Perché Egli è Dio ed è colui che è benedetto in eterno. La nostra riunione si avvia alla conclusione. Noi ringraziamo prima di tutto il Signore per la sua benedizione, per la grazia che ci ha donato stasera di essere insieme e per poter aver ricevuto la sua santa e benedetta parola. Un ringraziamento va anche alle autorità che ci hanno permesso di poter svolgere questa riunione e un ringraziamento alle chiese che hanno partecipato, ai fratelli e alle sorelle che con la loro partecipazione ci hanno incoraggiato ancora stasera a proclamare l'Evangelo. Un ringraziamento va anche a tanti amici, conoscenti che sono qui, che hanno ascoltato la parola del Signore. Noi vogliamo solamente dirvi che Dio è buono e che il Signore vuole continuare a fare un'opera nella vostra vita. La Scrittura ci dice, noi crediamo a quello che dice la parola, che Egli, avendo iniziato in noi una buona opera, Egli la porterà a compimento. Quindi questa sera, se un'opera è iniziata nel tuo cuore, permetti al Signore di continuare quest'opera nella tua vita. Avrai un beneficio personale, avrai un beneficio spirituale, ma anche la tua casa, la tua famiglia, i tuoi figli saranno benedetti dalla benedizione che Dio certamente manderà sulla tua vita. Ora voglio pregarvi, chiedervi di alzarvi in piedi insieme a me e rivolgerci ancora una volta al Signore per ringraziarlo per la sua benedizione. Padre, ti ringraziamo, ti benediciamo, ti lodiamo perché tu sei stato con noi e sei ancora qui con noi in mezzo a noi, oh Signore, sentiamo la tua presenza. Sappiamo che tutto ciò che si è svolto è per la tua lode, per la tua gloria e per la benedizione di tanti amici che questa sera avevano il bisogno di incontrarsi con te. E tu puntualmente sei arrivato, Signore, con la tua presenza, la tua parola, la tua benedizione, e hai toccato tanti cuori, oh Signore, e certamente il seme che è stato seminato questa sera porterà un buon frutto nel giorno a venire, oh Signore, frutto nei cuori che si ravvedono alla tua parola. Signore, quanto a noi ti vogliamo ringraziare per il privilegio che ci hai donato di essere ambasciatori di buone notizie, di buone novelle, e possa il tuo Santo Spirito rimanere sulle nostre vite, nelle nostre comunità, affinché possiamo continuare ad essere, Signore, ambasciatori dell'Evangelo. Grazie per questi giovani, oh Signore, come tu li hai usati potentemente e grandemente. Grazie per la corale, per il fratello Davide Di Oro, per ognuno di noi, oh Signore, che questa sera è stato toccato dalla tua grazia. Resta con noi, oh Signore, ti ringraziamo per Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen.